Prima di iniziare con il video, fai un salto su pampli.com. Trovi tantissimi sconti estivi su magliette, costumi da bagno, cappellini e molto altro ancora. E con il codice JAXAD ricevi anche delle calze in omaggio. Link in descrizione e nei commenti. Dunque, parliamo di questo One Piece, serie Netflix che mi ha incuriosito, nonostante non sia un fan di One Piece, ragazzi. E partiamo col dire subito questo: non seguo la serie, non seguo il manga. Lo guardavo un po' così da piccolo tanti anni fa, però non l'ho mai seguito benissimo, ecco. Mi piacerebbe effettivamente mettermi in pari, ma non è facile, è un'opera veramente molto molto lunga. Quindi, insomma, avrete il parere di uno che conosce in generale One Piece, ma non benissimo, insomma, non la storia completa. Non che ce ne sia bisogno, alla fine, dato che comunque la serie copre la prima parte dell'opera, che comunque bene o male conosco, ma insomma non parto come un fan, ecco. Avrete un parere, diciamo, da non fan. Cosa ne penso quindi di questa serie? Mi è piaciuta? Più che altro, ragazzi, mi è stata un po' indifferente, nel senso, non è che alla fine della visione ne sono rimasto completamente schifato. Se domani mi dicono cancelliamo la seconda stagione di One Piece, che immagino faranno, non me ne fregherebbe assolutamente niente. Ma questo non perché non sia un fan dell'opera originale, ma perché semplicemente questo prodotto va trattato come prodotto a sé. Se l'hanno costruito come si deve funziona, se non l'hai fatto non va. In generale mi pare di capire che sia piaciuto, anche perché ha trattato, insomma, questa prima parte della storia di One Piece in maniera abbastanza fedele. E da questo punto di vista, insomma, i fan sembrano essere contenti. Ovviamente non tutti, sicuramente qualcuno no, però in generale sembra che abbia funzionato. Io, ragazzi, allora, ripeto, è stata una serie che nel complesso è stata un po' fredda, ecco. L'ho trovata soprattutto dal punto di vista della regia, dei costumi, qui proprio uno schifo. Per me, dal punto di vista proprio della scenografia, di tutto, il lato tecnico è uno schifo totale per me. Per me è uno schifo totale. E questo, secondo me, è un po' grave, perché comunque One Piece dal punto di vista estetico è molto forte. E questo è stato, secondo me, veramente un gran male. Soprattutto per quanto riguarda una cosa che magari potevano fare fin da subito, è la fotografia, che non ha veramente senso, un po' cupa, un po' giallastra. Perché? Proprio una classica regia alla Netflix, un po' scadente. Sono poche le regie di Netflix che si fanno un po' valere, come ad esempio Stranger Things, che secondo me ha una buona regia nel complesso. Una regia che comunque non si va ad amalgamare, ripeto, a tutti quei prodotti Netflix che da questo punto di vista sembrano praticamente uguali. E One Piece purtroppo da questo punto pecca veramente, ma veramente tanto. Cioè, a un certo punto mi ha dato proprio la nausea la regia, i costumi, insomma, tutto quello che era a schermo, perché sembrava così abbozzato, così povero. Ora, sappiamo che è complicato trasporre un anime, soprattutto bizzarro come One Piece, e qui si potrebbe aprire il discorso: ma che cazzo l'hanno fatto a fare? Ovviamente, ragazzi, per soldi, insomma, per spingere ulteriormente il manga, come se non fosse già molto popolare. Però che fai, se puoi fare altri soldi, falli, no? E vabbè, però, ragazzi, esteticamente è veramente bocciatissimo. E non è neanche tanto un problema di CGI, perché la CGI è alla fine l'ultimo dei problemi, anche perché non ce n'è neanche tantissima, quindi da questo punto di vista non è che ci sia molto di cui lamentarsi. Però cazzo, i costumi, le scenografie, pessimo. La regia è veramente... ok, è una serie TV, però negli ultimi anni sono uscite serie TV veramente eccezionali da questo punto di vista, come House of the Dragon, tanto per dirne una. Veramente dei passi indietro rispetto agli standard delle serie attuali, che comunque hanno un grosso budget ultimamente. Le puntate costano tantissimo, quindi poi vai a capire su cosa vanno a spendere i soldi. Però veramente, qui, se dovessero fare una seconda stagione, c'è da rivedere veramente tantissimo questo aspetto, perché non va per niente. Questo lato tecnico, assolutamente una porcheria. Lato della storia dei personaggi, la storia, ok, rispetto al manga, è carina, però non lo so, sarà che hanno fatto un sacco di tagli, ma mi è sembrata molto fredda, molto frettolosa. Lo so che, ovviamente, se volevano trasporre un intero arco narrativo
avrebbero dovuto fare più episodi o forse tagliare in maniera diversa certe cose, perché ha voluto molto correre la serie. Nonostante le puntate durassero un'oretta, la serie ha un po' corso. Alla fine poteva anche uscire qualcosa di peggio, però non lo so, non è che sono pienamente soddisfatto. Cioè, non è brutto anche dal punto di vista del cast, secondo me va bene nel complesso, gli attori ci stanno. A parte Nami non lo so, con quella parrucca rossa e anche l'attrice, cioè la recitazione in generale è stata molto 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 mediocre. Visivamente ci stavano, cioè nel senso li guardavo e dicevo ok, sono i personaggi della serie, del manga, insomma. In generale i costumi erano quelli, però era tutto molto pezzotto. Questo è il problema, che anche avendo azzeccato comunque i costumi, i luoghi appunto dell'opera, però da vedere erano un po' tristi, molto tristi. E secondo me si può fare meglio, perché se altre serie possono fare meglio, se visivamente si può fare meglio, ma perché non farlo? Cioè, secondo me questa stronzata del che ogni tanto sento dire, no, ma una roba si può trasporre fino a un certo punto. Sicuramente magari certe robe potrebbero risultare cringe, potrebbero risultare un po' bruttine in live action, potrebbero non funzionare. Però qui secondo me ci sono molte cose che potevano funzionare e non le hanno fatte, almeno a livello estetico, dico io. Quindi un gran peccato. La parte estetica, ragazzi, devo dire che ha rovinato parecchio. Infatti la sto ripetendo più volte, proprio perché è stato un qualcosa che visivamente non potevi ignorare. Non potevi ignorare, era sempre lì. E purtroppo, insomma, mi ha dato un po' fastidio. Anche per quanto riguarda personaggi che sono, diciamo, non umani, tipo i pesci lì, quella roba lì. Sembrava di vedere un fan-made che ha fatto quello che poteva fare. Ecco, ecco, questo, ragazzi, il riassunto del discorso, il riassunto di questo One Piece. Sembra un fan-made con più soldi del solito, ma comunque un fan-made. Ed è strano, perché comunque Netflix i soldi ce li ha. Forse hanno girato comunque la serie durante il periodo del Covid, quindi magari questo non ha aiutato per niente. Vedremo con una seconda stagione, che immagino ci sarà, ragazzi. Ha avuto comunque il suo successo. Ragazzi, non è una serie che mi ha impressionato, non è una serie che mi ha fatto fare i salti di gioia. Non credo che dipenda dal fatto che non sia un fan. Anzi, forse se fossi stato un fan della serie mi sarei incazzato ancora di più. Quindi il fatto che già la serie non abbia fatto impazzire dal punto di vista di uno che non è fan, secondo me fa un attimino riflettere. E quindi niente, ragazzi, sinceramente non ho altro da dire. Non scenderò nei dettagli della trama, perché comunque, ripeto, segue la storia originale, facendo più o meno i giusti tagli, ma allo stesso tempo è molto veloce, e quindi non ti dà il tempo, diciamo, di metabolizzare certi rapporti che magari si rafforzano, però non c'è materialmente il tempo di sentirle queste emozioni, no? Vediamo questa ciurma pian piano si unisce e si legano, insomma, questi amici. Però è molto veloce, è molto molto veloce. Partiamo da dei personaggi che all'inizio sono un po' freddi, un po' distaccati, per poi subito, velocemente unirsi. E quindi questo, insomma, non lo si avverte tantissimo, proprio perché si corre un po' da questo punto di vista. Nel complesso, però, sicuramente è uno dei migliori live action legati agli anime, ma non è che ci volesse moltissimo, ragazzi. Cioè, in giro c'è roba come Dragon Ball Evolution, e da lì non si scappa. Quindi gli standard per il live action anime sono talmente bassi che non ci vuole niente a fare di meglio. Però, insomma, visione veramente molto 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 anonima nel complesso. Magari una stagione 2 potrebbe essere più interessante, e potrei anche guardarla, perché ripeto, non è stata una visione tremenda. Forse proprio perché aiutata dal fatto che sono stati comunque coerenti con la storia, che non hanno fatto stravolgimenti assurdi, quindi questo forse è un po' aiutato. Ma il resto, secondo me, è completamente, completamente da rivedere se si vuole fare una stagione 2. Quindi, ragazzi, questi erano i miei pareri generali sulla serie. Fatemi sapere la vostra. Ho letto qualche parere su un post che ho fatto nella sezione community. Molti sembrano essere rimasti soddisfatti da questa serie. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Insomma, fatemi sapere un po' tutto. E quindi iscrivetevi al canale, attivate le notifiche come sempre per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.